Dai, infatti il saluto al pubblico di casa di diritto nella top 10, sono noni assoluti Andrea Lucida e Mattia Cipriani. Ricordo che adesso stiamo premiando, quindi le vetture che arriveranno in ordine sparse sono quelle che chiaramente passeranno in pedana, ma alcune di loro rientrano nella top 10, sicché daremo loro le coppe. E adesso sono Rudy Michelini e Nicola Angilella, che però sono fuori dalla top 10, così possiamo invitarli a procedere chiaramente foto di rito sul palco, sulla pedana d'arrivo di Targa Florio. E noi andiamo avanti con l'equipaggio numero 7, quello composto da Ivan Ferrarotti ed Emanuele Fenoli della Movisport, la Skoda Evo Movisport, anche loro fuori alla top 10, quindi foto, passaggio di dovere in pedana. Complimenti per aver portato a termine un rally assolutamente selettivo. Potete procedere, settimi, venite, venite, tanto qua avrete tutto il tempo poi per incontrare i vostri tifosi, perché andrete in parco chiuso, sicché consiglio ai tifosi di poter spostarsi lì per raccogliere, per l'appunto, foto. Sono Alessandro Re e Marco Pozzo, loro sono settimi assoluti. Ricevono da Patrizia La Delfa di Automobile Club di Palermo, instancabile, chiaramente la coppa relativa alla settima posizione, quindi top 10 di Targa Florio, grande soddisfazione. Vediamo chi arriva adesso. Vi siete messi a favore di foto? Su Skoda Fabia RS del team MFR Tires, Andrea Papellini e Virginia Lenzi, loro sono ottavi assoluti. Bella soddisfazione, complimenti. Foto. Sono quinti assoluti, Skoda Fabia RS, sono Bastian Opel e Damian Andreika, la Superba e la scuderia Skoda Fabia RS, signori, sono quinti assoluti. Equipaggio sloveno. Grazie a voi, complimenti, quinti assoluti, Bastian Opel e Damian Andreika su Skoda Fabia RS. Arriva adesso la vettura numero 4, quella condotta da Marco Signore e Daniele Michi, la Skoda Fabia RS, loro ritirano la coppa perché sono sesti assoluti. Mettiamo il freno a mano un attimo, non vorrei fare una strage di fotografi, ci servono vivi. Complimenti, complimenti a Marco Signore, a Daniele Michi.
Scuda Fabia RS, spinta con Sama Racing. La vettura numero 5 che sta per salire in pedana è quella di Giacomo Scattolone, Gabriele Zanni, Movi Sport, FBF Sport, Citroen, C3, loro sono quarti assoluti. Quarti assoluti al Rally Targa Florio. Complimenti Giacomo Scattolone, Gabriele Zanni. Signore e signori, occhi puntati sulla pedana, sta per salire qui in pedana il 10 volte vincitore di Targa Florio, Paolo Andreucci, con Rudy Briani al fianco, sul sedile di fianco della Citroen C3 del team MRF Tires della Ro Racing. Complimenti a Paolo Andreucci, decimo classificato al Rally Targa Florio. Mario la mascotte, insomma, non poteva mancare la mascotte, il grande amico di Targa Andreucci, ricordiamo insignito della cittadinanza onoraria di Collesano, insomma, professore delle Madonie. 10 volte vincitore di Targa Florio. Antonio Rusce, Sauro Farnocchia, Skoda Fabia RS, che si godono questa pedana, niente coppe per loro, fuori dalla top 10, però insomma grande soddisfazione, già una grande soddisfazione aver portato a termine una gara molto impegnativa quale è la gara siciliana. Così come Nicola Sartor e Lorenzo Mattucci, sulla Skoda Fabia Evo, portano a casa l'arrivo fuori dalla top 10, però insomma grande soddisfazione per loro. Salgono in pedana i vice dell'equipaggio numero 20, sono Pedro e Stefano Tiraboschi, Skoda Fabia RS. Anche loro fuori dalla top 10, però insomma portano a casa anche loro la soddisfazione di aver portato a termine questo rally impegnativo. Liberato sul blitz da Alessio Angeli, Hyundai i20N, fuori dalla top 10.
Allora, sono Andrea Lucchesi ed Enrico Bracchi, loro sono secondi di classe ed ovviamente secondi di campionato, sicché ricordiamo che siamo in campionato italiano due ruote motrici, l'equipaggio Pisani Morriconi, loro sono i vincitori anche della scorsa edizione di Targa Florio e sono vincitori di tutte le gare di quest'anno, sicché è una bella progressione, complimenti. E sono primi di classe. Vetture due ruote motrici continuano la loro progressione in campionato, Pisani e Morriconi. Ciao, grazie. Edoardo De Antoni e Federica Mauri sono terzi di classe. Sono ovviamente anche terzi di campionato. Ricordiamo, siamo vetture le Peugeot due ruote motrici. Pacchetto totalmente nuovo per queste Peugeot. Rimane il nome, poi vetture assolutamente diverse nelle geometrie, anche da un punto di vista telaistico, però insomma casa francese che si conferma sempre assolutamente vocata ai tornanti della affascinante disciplina dei rally. Voi a Groen Merendino eravate terzi fino alle ultime prove, poi che è successo? Una pietra in prova, abbiamo colpita con la ruota anteriore e ci è stoppiata la ruota. Le gare purtroppo sono anche questi, capito? Erano praticamente sul podio, poi bloccati da una pietra che hanno preso in pieno, quindi ruota bucata e di opposizione. Però complimenti intanto per la sportività. Giorgio Cogni e Simone Bracchi, potete procedere intanto, grazie e complimenti per aver guadagnato la pedana. Sono arrivati in fondo i siciliani Carmelo Galipò e Davis, portatori della Nebro Sport su Skoda Fabia. Per loro pedana è la soddisfazione di essere arrivati in fondo, grazie. Rachele Sommaschini, porti a termine il rally, che è successo Rachele? Come è andata? Bene, molto bello, correre in Sicilia è sempre emozionante, tantissima gente, tanta passione, quindi super contenta. Allora, signori, Rachele Sommaschini porta avanti un messaggio di utilità sociale molto importante, vuoi parlarcene brevemente?
Correre per un respiro è il progetto a sostegno della Fondazione Ricerca Fibrosicistica, la malattia contro cui combatto dalla nascita, e qua, anche qui, il popolo siciliano si è dimostrato super solidale. Hanno fatto tantissime donazioni e abbiamo raccolto, non so esattamente, chiederò, però abbiamo quasi finito tutti i gadget, mi fanno segno, 2.500 euro, quindi grazie di cuore. Grazie, grazie a te Rachele, grazie a Nicola Arena. Femminile? Sono Sara Carra e la Torrielli. Buon pomeriggio, bentrovati. Loro vincono chiaramente la coppa come equipaggio femminile, equipaggio interamente femminile, no? Niente, ok, perfetto, va bene. Intanto mettetevi a favore di foto. È interamente femminile, ma sono seconde, vince la prima. Dice il regolamento particolare di gara, sicché rimane la soddisfazione per aver portato a termine questo rally. Grazie mille. Quindi il regolamento particolare prevede che venga premiato il primo equipaggio giunto interamente femminile, loro sono seconde. Arrivano Salvatore Di Benedetto e Giovanni Barbaro su Skoda Fabia Evo. Potete procedere, grazie per essere arrivati in fondo e complimenti. Sono Arianna Doriguzzi ed Elena Sica, Skoda Fabia Evo, loro sono le prime classificate della classifica riservata alle donne. Buon pomeriggio, ben arrivate, ben trovate, com'è andata? No, direi bene, siamo partite un po' caute ieri e oggi sempre meglio, quindi va benissimo così. Macchina è andata bene? Sì, dai. Abbiamo iniziato a capire un po' di più e quindi siamo cariche per la prossima. Tanto pubblico in prova? Sì, veramente, penso che sia la gara che con più pubblico che abbiamo fatto. Grande, grazie, complimenti. Arianna Doriguzzi ed Elena Sica su Skoda Fabia Evo, vincitrici della classifica femminile del GRZ Coppa Rally di Zona. Ah, Targa Florio. Daniele Campanaro di René Porcu, ben arrivati anche voi fuori dalla top 10, sicché insomma vi siete divertiti senz'altro, lo vedo dai vostri volti, quindi complimenti, grazie. Rosario Cannino e Giuseppe Buscemi, Peugeot 208, loro sono primi di classe.
Rally 4 R2, la classe. Ehi! Cannino e Buscemi. Denis Vigliaturo ed Ermanno Corradini sono arrivati in fondo, ci siamo, contenti, no? Grandi, grazie, grazie mille, riferiremo, complimenti davvero per aver portato a termine. Rally Targa Florio. Emanuele e Giuseppe Latorre sono primi di classe, primi di gruppo sulla Renault Clio RS, l'urlo liberatorio. Possiamo andarcene oppure dico fate tutto voi? L'urlo liberatorio ci stava, sicché. Fatevi la foto, Latorre. Sono Rally 5. No, procedete pure intanto. Però conservate le coppe, altrimenti sai com'è, lasciarle voi sul selciato un attimo. Ciao, grazie a voi per la complimenti per la simpatia. Fanno da zavorra, capito? Così, insomma, avete il carico dietro. Stefano Strabello e Fabio Grimaldi, 208, siete arrivati in fondo, va bene così, grazie. Giovanni Barreca e Salvatore Miranda, bentrovati con la Peugeot 208 targata Highland Motorsport, loro sono terzi di classe. Che è successo? Avete baciato una barriera, no? Dopo abbiamo buttato sul secondo passaggio la targa a 3 km alla fine, abbiamo fatto un calcolo rapido che conveniva uscire sul cerchio che non per marcia a cambiare, però ha fatto un po' di danni. Poi a quel punto ormai era andata e abbiamo desistito, avevamo 4 minuti di vantaggio sul quarto, siamo rimasti terzi. E infatti le gare sono anche questo, complimenti, bravi comunque, capito? Guarda un po' il danno che hanno fatto, una gomma poi chiaramente forata che è andata via via deciappandosi e hanno preferito per l'appunto continuare, quindi scivolati terzi, hanno disperso il vantaggio che avevano. Pazienza, sono le gare. Giovanni, grazie a voi. Sì, per la messa in moto, capito, c'è tutta una procedura, la NASA abbiamo. Grande Giovanni. E allora arrivano sulla pedana del podio Jeremy Goia e Calogero Calderone, che sono secondi, e noi gli diamo frena mano.
Ben trovati, complimenti, bravi, bravi. Com'è andata? Ma molto bene, sicuramente è stata una gara molto tirata dove il ritmo era molto alto, sbagliare era pure facile, però ce l'abbiamo fatta, dai. Molto contento. Concentrazione. Brava Gea, giovanissima. Quanti anni hai, Gea? 25 domani. Buon compleanno allora, che festeggerai con questa coppa. Roberto Lombardo ed Andrea Spanò, coppa come? Ebbene sì, i nisseni terribili ottengono un ottimo primo di classe alla edizione 108 della Targa Florio, coppa rally di zona, sarà felice papà Beppe Lombardo, grande, tutto bene sì? Foto a Roberto Lombardo ed Andrea Spanò da Caltanissetta, con furore anche loro. Insomma, si inizieri fanno poco, complimenti. Com'è stata? Dura, perché comunque è sempre... Grandi ragazzi, complimenti, bella soddisfazione. Voi avete anche vinto la Coppa Rally di Zona di Targa Florio, sicché... continuano a inanellare successi. Buon pomeriggio a Ernesto Oriolo e Giulia Marin, bentrovati. Ernesto, questa è una storia particolare perché in gara abbiamo avuto papà Totò Oriolo, idolo dei siciliani, insomma un po' vince un po' in tutta Italia, lui in Batavia, e Giulia, figlia del navigatore Oriolo, quindi Marin. Ben trovati, che è successo? Come andiamo? Un po' attardati? È successo di tutto, abbiamo anche rotto il cambio, anzi i ragazzi, ti devo dire, sono riusciti a cambiarla, abbiamo pagato una penalità di un minuto e mezzo. Tante cose, però va bene, siamo arrivati e va bene. Giulia alla sua prima gara ha fatto una grande gara e va bene, siamo contenti così. No, 18, appena fatti, quindi va bene. 18 anni, capito? Ne ho patentato ed eccola qui sul podio di Targa Florio. Applauso ad Ernesto Oriolo e Giulia Marin. Un po' di sfortuna, insomma, ci si è messo un po' di sfortuna oggi, dai. Va bene, ha vinto il babbo, sicché va bene. Anzi, i babbi, perché questi ormai
vanno insieme. Sono Ignazio Loddo e Gaio De Luca, sono secondi di classe. Loddo, Ignazio e Gaio De Luca, peso 106. RC5R4, bene, complimenti, potete procedere, foto. Ricordiamo, premiamo i primi di ciascun gruppo e poi i primi tre di ciascuna classe. Ecco perché ci vedete soffermare con alcuni degli equipaggi ed ecco perché a ciascuno diamo più coppe ed altri una sola. E altri niente, perché insomma se non fanno prima e seconda classe, che vuoi fare? Pazienza. Con l'equipaggio numero 74, Licata e Giglio, loro sono Andrea Licata e Salvatore e Giglio, sono secondi di classe. Renault Clio RS della Highland Motorsport. Complimenti. Ciao, ciao Dodò. Grazie mille, complimenti. Ci sono adesso Rosario Macaluso e Luca Severino. Sereno Clio 1006, sono secondi di classe. Grazie, grazie mille a Luca Severino. Rosario Macaluso, complimenti. Elisabetta Franchina. Allora Pier Leonardo è di diritto un mamma mia, intanto ritira la coppa come over per l'esperienza, anche perché è stata, come dire, una targa un po' sfortunata, perché insomma ieri lei è stato, cioè non è riuscito a partire per un problema tecnico. Ma siamo contenti, strade mitiche qua in Sicilia, grande storia, e da ingegnere posso dire che aver partecipato alla corsa, a questo circuito, ci tenevo, era il sogno di una vita. Allora speriamo di ritrovarla e complimenti per aver coronato questo sogno. Grazie ancora per la vostra sportività. Foto, Pier Leonardo Bunker, Elisabetta Franchina, Skoda Fabia, Evo, rifatta Pintarelli Motorsport, un po' di sfortuna ieri se non sbaglio, un problema alla cintura di sicurezza, però insomma oggi è andata. Sono Samuele Mattia Cannarella su Peugeot 106, voi siete primi di classe, complimenti ragazzi, complimenti.
E arriva la clac giustamente a festeggiare, dai, godetevi questo primato di classe, bravi, bravi. Dai, veloci, complimenti, dai, abbiamo fatto uno strappo, meritato però. No, grazie, se bevo questo poi come la faccio la premiazione? Però se me la vuoi lasciare, magari dopo, sai com'è. Non devo guidare, però giusto un goccio per lubrificare l'ugola. Loro sono primi di classe e sono l'equipaggio Monreale Scolaro. Complimenti, primi di classe. Ieri in partenza eravate preoccupati, concentrati, però insomma, primi di classe anche voi. Bella soddisfazione, complimenti. Mettetevi a favore di foto. Domenico Monreale, Giuseppe Scolaro, Renault Clio RS Sport sotto le insegne della CST Sport, scuderia siciliana di Gioiosa Marea. Davvero bravi, complimenti, bella soddisfazione, bel risultato, bene così. Giovanni Lifonti e Salvatore Principato Peugeot 208 VTI, potete procedere, intanto siete arrivati in fondo, sicché gara dura, gara durissima, difficile, sì, la vostra dico è una classe, come dire, non combattuta di più, sicché insomma, dai, complimenti, poi chiudi la portiera e grazie, potete procedere. Pintaudi e Scaviti, ferme. La volete la coppa come primi di classe oppure no? Sono Tino Pintaudi e Tonino Scaffidi. I vostri cognomi tradiscono origini del messinese. Mettetevi a favor di fotografi. Avete ritirato la coppa, dai, godetevi il momento d'obbligo che sottolineato da questa coppa, che sottolinea per l'appunto il vostro impegno in questo prestigioso fine settimana siciliano. Allora io ringrazio ancora gli amici qui presenti a Termini Imerese, state assistendo alla cerimonia del podio, la cerimonia di premiazione del Rally Targa Florio, qui sfilare uno ad uno in pedana gli equipaggi che compongono adesso la Coppa Rally di Zona. Sono Carlo Naccari e Ege Biagio Catalano. Siete secondi di classe, ponetevi a favore di fotografi. Dammi la mano. Guarda, prossima volta boccaglio, sai quello per le immersioni. Per fare snorkeling, la maschera, sai, quella di Decathlon, così. Primi di classe. Vediamo chi sono. Sono Giovanni e Vincenzo Spinosa. Buon pomeriggio. Siete semplicemente primi di classe su Peugeot 106 della Sunbeam. Classe
a 5. Vedetevi a favore di fotografi. E allora continuo a ribadirvi per rivedere le fasi salienti di questa storica, con sguardo al futuro, competizione. Andate sui canali della Federazione ACI Sport, canale 228 di Sky, per rivedere gli highlights, le interviste, gli approfondimenti. Sono Danilo Gibella e Francesco Tamburo, secondi di classe Peugeot 106 Rally della scuderia Sunbeam, secondi di classe A5. Sì. Chiaramente con i siciliani che la fanno da il bello e il cattivo tempo. Sì, salgono in pedana adesso Nicola Venuto e Giovanni Tindaro Loneri, Peugeot 207, siete primi di classe, primi di gruppo sulla Citroen C2 VTS. Ricordiamo Nicola Venuto, un imprenditore e titolare dell'azienda Neutron, si occupano in sostanza di elettrificare qualsiasi tipo di vettura, di renderle ibride o plug-in, così come questa è una vettura che ha un sistema di propulsione ibrido attraverso, insomma, tutta la roba tecnica, mi spiegava Nicola Venuto, però insomma è davvero molto interessante, direi che ha funzionato, no? Così è andata bene, comunque gara molto complicata, ci ha fatto tribolare un po' in generale il pericolo, però sì, molto bene. Bene, comunque prima classe, primi gruppi, direi che ha funzionato sia la macchina che l'equipaggio, sicché insomma test assolutamente superato. Dario Pietro Paolo, terzi di classe Peugeot 106 della Nebro di Racing, classe N2, sono secondi di classe. Buongiorno, buonasera, anzi bentrovati, secondi di classe, siete riusciti a portare a termine, hai visto tu che dicevi, ma chissà, insomma, no, però ce l'avete fatta. Foto? E quindi ancora grazie agli amici di Termini Imerese, ancora un ringraziamento all'amministrazione comunale di Termini Imerese che ci ha messo a disposizione questa straordinaria piazza Duomo e ci ha ospitati per quanto riguarda i riordini ed ovviamente anche il parco assistenza in una cornice fantastica che è quella del mare, che è quella del molo. Al porto di Termini Imerese, città da visitare, così come da visitare il suo museo, Museo Targa Florio, animato dal compianto. Terzi di classe intanto, sono Salvatore De Grazia e Mattea Modenini, Citroen DS3, terzi di classe R5 Rally 2, complimenti, buon rientro. Vi ricordavo ancora del museo Targa Florio di Termini Imerese, lui è venuto dalla Germania, dalla Targa Florio, per fare la Targa Florio, quindi mamma mia, quanta sportività, quanta passione, complimenti ancora. Dicevo il ricordo di Lucio Salemi, vostro concittadino illustre. Vi ricordo le